Per realizzare una vera e propria transizione sostenibile occorre innanzitutto partire da un'evoluzione culturale che tenga conto dell'ambiente, della società e della gestione governativa di enti e istituzioni, e cioè della cosiddetta transizione ESG. In un'ottica di cambiamento globale, la transizione deve essere applicata anche ai sistemi economici, dove le banche di credito cooperativo giocano un ruolo fondamentale. La tematica è stata approfondita nel corso di un convegno che si è svolto a Pescara presso l'Università D'Annunzio, con il coinvolgimento, tra gli altri, del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo e della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo, come spiegato al TG8 dal presidente Michele Borgia. Cosa significa parlare di transizione sostenibile quando si parla di istituti di credito cooperativo? Significa cercare di capire quanto siamo pronti ad accompagnare questo percorso ineludibile, che non è solo sancito normativamente, ma è una risposta necessaria ad un'esigenza non più rinviabile di modifica nell'impostazione culturale che ci vede rapportarci a questo tipo di tematica. Noi abbiamo un gap importante a livello sociale, a livello culturale, siamo convinti che le vecchie prassi, le vecchie abitudini, i vecchi approcci possano ancora consentirci di perpetrarci anche come genere, come specie vivente sul pianeta, e invece gli studi non più neanche tanto più recenti, ma ormai anche datati, ma quelli più recenti ancora di più, ci dicono che c'è bisogno di correre e le banche debbono accompagnare questi percorsi con strumenti che non solo siano una risposta all'esigenza, ma che siano addirittura capaci di sollecitare l'interesse e essere essi stessi strumenti di educazione finanziaria. Quindi ce lo dobbiamo chiedere già oggi, forse anche un po' troppo tardi, e ci dobbiamo dotare immediatamente sia di strumenti sia di attività di coinvolgimento, di persuasione, di acculturamento attraverso per esempio l'università, per fare in modo che il piano culturale e il piano finanziario possano viaggiare velocemente e parallelamente. E com'è cambiato in tanti anni il ruolo, insomma, delle banche di credito cooperativo? Quali saranno le imprese del futuro? Il ruolo è sempre quello di banche di prossimità, caratterizzate da enorme capacità di ascolto. Il direttore Pastore ci ha rincuorato rispetto alla possibilità che oltre a questo profilo le BCC possano anche dare risposte rispetto all'innovazione tecnologica. Sono stati effettuati investimenti importantissimi, sono stati individuati dei player a livello internazionale che sulla monetica e su altre dinamiche di questo genere sono veramente all'avanguardia. Ciò non toglie che l'unicità del ruolo di relazione con la clientela che svolgono le banche di credito cooperativo attraverso la presenza territoriale rimarrà sempre un punto fermo ed un valore aggiunto a favore delle collettività. Questo significa anche essere vicini al mondo dell'associazionismo e fare anche mecenatismo sul territorio, perché se la BCC è attenta anche a questi ambiti. Noi cerchiamo di fare, ricordandoci sempre che siamo piccoli e quindi possiamo fare interventi diffusi, ma comunque correlati alla nostra dimensione, azioni che sono volte prevalentemente a corrispondere alle esigenze di mutualismo e di solidarismo che il territorio ci manifesta. Lo facciamo sia attraverso interventi su associazioni diverse da quelle originate dalle banche, sia sulle associazioni che poi le stesse banche, rispondendo a bisogni latenti della collettività, provano a mettere in campo. E quindi questa esigenza, su cui non abbiamo nulla di già definito e scritto, ma in confronto su cui impariamo continuamente, proviamo a coltivarla nella maniera più importante possibile, sempre, ripeto, in base alle nostre disponibilità. Nell'elenco delle eccellenze regionali degli istituti di credito, redatto da Milano Finanza, nel 2023 la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo è risultata proprio essere al primo posto, insomma, tra le eccellenze regionali. Questo cosa significa? Si tratta di un report di Milano Finanza datato 2023, ma che si riferisce ai dati del 2022, perché quelli 2023 cominciano ad essere disponibili in questo momento che c'è la fase di approvazione del bilancio.
Questo è comunque un risultato molto bello che noi abbiamo conseguito con grande fatica, con passione, con determinazione, e ci auguriamo di poter mantenere un ottimo posizionamento, ma vi devo anche dire che tutte le banche di credito cooperativo abruzzesi hanno una condizione di salute eccellente e che la competizione ci vede volta per volta primeggiare, arrivare secondi o arrivare terzi, perché lo sforzo di tutte le banche è cercare di fare del proprio meglio e organizzarsi in maniera efficiente e garantire le risposte sempre migliori al territorio. Lei è stato recentemente rieletto proprio presidente della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo e secondo i dati appunto che avete fornito avete incrementato anche la rappresentanza femminile all'interno appunto della BCC e questo è un tema di cui spesso si parla. Questa è assolutamente una prospettiva che avremmo comunque portato avanti a prescindere dalle norme che poi comunque impongono l'introduzione e l'inserimento del rafforzamento della parità di genere. Se guardo la struttura però base della banca, la parità di genere la dobbiamo vivere al contrario, perché la prevalenza del personale dipendente della banca è di sesso femminile, quindi il genere meno rappresentato diventa quello maschile. Quindi noi siamo contenti che siano le donne il futuro della nostra banca e questa è una prospettiva che coltiveremo con grande determinazione, perché le donne ci garantiscono quei percorsi di razionalità e stabilità che sono una loro prerogativa. L'obiettivo del convegno è stato dunque quello di evidenziare il ruolo delle banche di credito cooperativo nel processo di transizione verso un'economia e una società più sostenibili. Iniziando dalla trasformazione dei propri processi aziendali in ottica green, le BCC offrono a tutti gli operatori economici un concreto supporto alla transizione cosiddetta ESG, contribuendo innanzitutto a un'evoluzione culturale per dar vita al cambiamento. Come spiegato da Mauro Pastore, direttore generale del gruppo BCC Crea. Come prima cosa cercheremo di evidenziare quanto il gruppo BCC Crea è stato in questi anni un importante sostegno dell'economia dei territori. Evidenzierò per esempio che negli ultimi 5 anni abbiamo incrementato i finanziamenti alle famiglie e alle imprese di oltre 5 miliardi, a testimonianza del nostro grande supporto. Anche come presidio territoriale, quindi presenza nei micro territori, evidenzierò che siamo il secondo gruppo bancario in Italia per presenza territoriale, quindi banche vicine sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista del supporto alle economie. In questo contesto si inserisce la transizione sostenibile in termini di energia. Sappiamo che le normative europee in arrivo imporranno a molte famiglie di dover fare delle spese per ammodernare le proprie abitazioni in riferimento al consumo di CO2 e come credito cooperativo saremo vicini a queste famiglie e queste imprese creando prodotti per quelle specifiche finalità con condizioni contenute come sempre abbiamo fatto. Lo stesso lo stiamo facendo con le imprese, perché anche le imprese hanno bisogno di muoversi verso la transizione ecologica, in quanto se fanno parte di catene produttive più grandi, i loro enti appaltanti potrebbero non dargli più le commesse se queste imprese, anche se piccole, non dimostrano di muoversi verso la transizione ecologica. Quindi vogliamo essere vicino anche a queste piccole e medie imprese con informazione e con supporto economico e strategico nei loro investimenti. Quando si parla di banche di credito cooperativo si tende sempre a pensare ad una banca di prossimità territoriale. Cosa significa questo? È una banca che è in grado di coniugare una straordinaria conoscenza del territorio, una relazione maturata in decenni, pensi che le banche più longeve da noi hanno addirittura 140 anni, quindi una relazione col territorio che si è stabilita ed è stata virtuosa per molti anni. Nello stesso tempo però, facendo parte di un gruppo significativo, siamo il quarto gruppo bancario in Italia per totale attivo, oggi sono in grado di offrire i migliori prodotti e servizi che ci sono nel comparto delle assicurazioni, del risparmio gestito, della monetica, quindi una banca che ti conosce e che è in grado di darti i prodotti e servizi a condizioni adeguate e buone, quindi credo un grande valore per i territori.
Questo significa anche essere, ovviamente, come diceva lei, vicino ai cittadini, ai clienti, in un momento in cui tante famiglie italiane sono in difficoltà. Sì, per esempio in questo momento in cui c'è stato il rialzo dei tassi inatteso nella sua velocità, le banche di credito cooperativo hanno o calmierato i tassi o dato più tempo al cliente per pagare, allungando i mutui, sospendendoli, quindi una testimonianza reale di vicinanza. Una prova però ce l'avevamo già avuta con la pandemia. Nel momento della pandemia noi abbiamo sospeso il 25% dei nostri impieghi, la più grande percentuale di tutti i gruppi bancari italiani. Avevamo circa 90 miliardi di finanziamenti e ne abbiamo sospesi 25, quindi una testimonianza di essere vicini alle persone quando ne hanno bisogno l'abbiamo già data e la daremo anche nel futuro. L'impatto ambientale, sociale e di governance di tutte le organizzazioni che operano sul mercato, come dei singoli risparmiatori, diviene dunque un elemento centrale di valutazione per le banche e di identità per gli operatori. Occorrono sforzi congiunti affinché gli obiettivi di sostenibilità di tutti gli operatori economici abbiano una comune matrice culturale e in questo percorso anche l'Università d'Annunzio è impegnata. Professor Tonio Di Battista, prorettore dell'Università d'Annunzio di Pescara, qual è il ruolo dell'Ateneo in un contesto come quello che è centrale nel convegno di oggi? Beh, l'università non può non essere centrale, è un tema che va verso l'innovazione e la sostenibilità. Noi come Ateneo stiamo prestando molto attenzione a questo tema, stiamo sviluppando e incentivando diverse attività convegnistiche, questa ne è una, e ovviamente noi siamo molto vicini a questo tema. Io stesso, pur essendo uno statistico, mi occupo di ambiente e di sviluppo nel territorio e quindi noi promuoviamo con molto interesse questo argomento. Il Dipartimento di Economia Aziendale è stato coinvolto direttamente, insomma, per cercare di capire anche qual è il ruolo delle banche di credito cooperativo? Certo, l'economia è il motore fondamentale per attivare gli sviluppi futuri e creare ricchezza. Quindi fare di questo tema della sostenibilità anche un elemento di opportunità economica è fondamentale. Il Dipartimento di Economia ha colto questo aspetto, lo sviluppa. Esiste un'economia reale, quello del fare, e poi un'economia del sostenere, quelli della finanziaria, quindi le banche in particolare devono sostenere economicamente le iniziative. E quindi la fusione e l'interessamento in questi temi non può prescindere da un dibattito tipo quello che stiamo affrontando in questo argomento, questo convegno. I principi che guidano l'operatività delle BCC costituiscono la base per strutturare un percorso condiviso di trasformazione delle idee e dei comportamenti in una visione sostenibile sempre più condivisa. Per questo, i temi affrontati nel convegno sono stati tutti accomunati da un unico denominatore, la volontà di supportare e stimolare il processo di transizione come un processo di evoluzione verso una cultura ESG, come spiegato da Adriano Giacintucci, direttore generale della BCC di Cappelle sul Tavo. Il tema della sostenibilità è un tema molto attuale che coinvolge non solo aspetti sociali ma anche economici e in questo senso le banche di credito cooperativo sono attive proprio per accompagnare le imprese e anche i privati verso un percorso che oramai è ineludibile. Noi da un punto di vista bancario chiaramente offriamo servizi che vanno a favorire i privati per quanto riguarda gli investimenti su strumenti finanziari sostenibili, cioè che guardano all'impatto zero sull'economia e dal lato dei finanziamenti accompagniamo i percorsi che necessariamente prevedono investimenti verso attività che vanno anche a tutelare l'ambiente, quindi in questo senso stiamo svolgendo un ruolo prima di tutto di consulenza oltre che di accompagnamento finanziario. Partiamo sempre da normative di carattere europeo che chiaramente poi vengono trasfuse nelle varie normative
nazionali, ma qui più che adesso far riferimento alle norme parliamo di temi che vanno a salvaguardare anche un po' il futuro delle nostre generazioni, quindi in questo senso penso che prima che parlare di discorsi economici sia proprio un debito che abbiamo nei riguardi del futuro delle nostre generazioni.